Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Me l'avete richiesto in tantissimi. Una volta sono stato sabotato perché ve l'avevo registrato, era pronto, doveva anche uscire e la mattina stessa è arrivato un update che me l'aveva mezzo patchato. Poi adesso però è arrivato il suo momento perché i calci d'angolo sono una delle meccaniche, insomma, che potrebbe permettervi di risolvere le partite, visto che giocate in un certo modo. È molto più facile fare gol così che con un tiro da dentro l'area praticamente, e quindi oggi tutorial su come segnare i calci d'angolo, ma non solo, perché sapete che a me piace anche poi cercare di darvi consigli su come difendere questo tipo di giocata. Quindi mettetevi comodi e andiamo subito dentro con le clip. Eccoci dunque in game e come vedete siamo alla battuta di un calcio d'angolo. Allora, il consiglio che io innanzitutto vi do è quello di battere sempre o comunque la maggior parte delle volte con il giocatore sul suo piede forte, ok? Perché in maniera tale sarete più precisi e sfrutterete al massimo appunto l'efficacia di questo tipo di battuta. Come potete vedere, quest'anno poi sono state introdotte delle modifiche a quello che è il sistema di battuta dei calci da fermo, punizioni, rigori e appunto proprio calci d'angolo. Quella più importante è che, come notate, in basso lì sulla lunetta abbiamo l'indicatore che ci permette di poter determinare quella che è la traiettoria della palla. Ebbene, voi per colpire questo pallone dovete innanzitutto andare a prendere l'esterno dell'indicatore, quindi portarlo quanto più sul limite potete, e poi da lì andare a giocare con quella che è l'altezza della palla. Come potete vedere, in questo modo si andrà ad eseguire un tiro di interno a effetto. Quello che noi vogliamo in questo caso è andarci a posizionare su quello che è il gradino che precede il passaggio da tiro d'interno a tiro basso, quindi proprio su quell'ultimo margine che poi vi farebbe cambiare il tipo di tiro, è lì che voi andate a posizionare il vostro indicatore per la battuta. Una volta fatto ciò, che cosa fate? Con l'L1, come se voleste andare a switchare un giocatore, vi andate a selezionare il vostro giocatore sul primo palo. Difatti, vedete che lì Cristiano Ronaldo ha l'indicatore in testa. Perfetto. Una volta che voi fate ciò, cosa succede? Se adesso caricate al massimo, e dovete caricare al massimo, altrimenti il cross non viene teso e non serve a niente, il giocatore che voi avete selezionato prima della battuta, vedete, io ora vado a caricare al massimo, non batte il mio Alloy Run, ma si va a selezionare Cristiano Ronaldo e io posso muoverlo, un po' come se fosse il player lock. Perfetto, quindi ora con Cristiano Ronaldo cosa dovete andare a fare? Movimento che taglia sul primo palo per liberare spazio al centro, perché di fatti noi non vogliamo andare a colpire di testa con Cristiano Ronaldo, ma vogliamo andare a colpire su uno dei due giocatori che si trova sul secondo palo. Quindi movimento con Cristiano Ronaldo, vedete, a tagliare, va a portare via gli uomini. Con l'analogico o con L1, analogico destro, andate a switchare il giocatore che si trova sopra Cristiano Ronaldo, che ha avuto abbastanza via libera per zona centrale, rischiacciate il tasto del cross senza dover caricare, perché ormai la carica è stata determinata da quel primo caricamento che avete fatto senza la battuta dove avete preso Cristiano Ronaldo. Il cross arriva forte e teso e nonostante viene marcato il nostro giocatore si riesce comunque ad insaccare il pallone. Vediamolo anche dall'altro lato. Perisic alla battuta, indicatore sul limite sempre esterno del tondino, tiro di interno a effetto sul limite, vedi, passo prima su quello che è il tiro d'interno basso per capire dove lo scatto e poi lo riporto leggermente sotto per tiro d'interno a effetto, seleziono Cristiano Ronaldo, vado a fare il movimento a tagliare, libero lo spazio, mi arriva Van Dijk al centro pronto ad incornare. Rivediamolo un'altra volta. Alla battuta stavolta abbiamo Bruno Fernandes, sempre tiro d'interno a effetto, mi vado a posizionare leggermente al di sotto del tiro basso, Cristiano Ronaldo taglia sul primo palo, buco al centro che attrae il difensore, prendo invece il mio di difensore che è solissimo e va ad insaccare il più facile dei gol.
Questo è come si batte. Adesso vi faccio vedere la battuta, ma dall'inquadratura di chi difende, perché magari poteste dire, ok, sì, ma questi erano presi dalla strada, non sapevano difendere, dopo un po' uno ti capisce. Sì, ma in realtà guardate cosa succede, perché a difendere in questo caso sono io, ed è un video preparato, perché dico, oh, fammi calci d'angolo come sai fare tu, perché Checco, che è il ragazzo che ci ha dato le clip, li sa fare molto bene. Quindi lui si va a prendere Ronaldo. Guardate io con Lucio come mi vado a marcare Cristiano Ronaldo. Poi, sapendo che è una trappola, vado anche a marcare con Cantona con il raddoppio il suo Van Dijk. Lo switcho pure, ma non c'è modo, perché in quella frazione di secondo in cui tu vai a cambiare, perché magari potrebbe anche batterlo sul primo con Ronaldo per fregarti se tu non lo vai a seguire, Virgil mi salta in testa e c'è poco da fare. Vediamone ancora un altro, in questo caso con Alloway Run, sempre al solito Ronaldo mi taglia sul primo palo, io lo so, Cantona va a seguire Van Dijk, switcho per intervenire, non ho il tempo, Virgil mi salta in testa e va ad insaccare. Ancora con Jairzinho, questo sto facendo il caso di un difensore comune, di un avversario che magari non ha mai subito questo tipo di corner. Vai a marcare un'eventuale battuta vicino, perché li battono tutti vicini. Mi vado a marcare Ronaldo con Lucio, vado a switchare poi Koulibaly, ma il tempo che tu l'hai switchata è troppo lento e ti arriva sempre Virgil, bomber vero, ad insaccare la palla in porta. A questo punto magari mi potreste chiedere, ok Matteo, tutto molto bello, ma quindi c'è un modo per difenderli? Assolutamente sì. Qual è questo modo? Allora, innanzitutto, nel momento in cui andate a coprire sull'uomo che taglia il primo palo, dovete cercare di rimanere abbastanza intermedi, di non attaccarvi troppo. Ripeto, è vero che lì potreste essere puniti poi da un cross sul primo palo e subire quello uguale, ma almeno provate a limitare, perché difatti al momento nella community si parla che è necessaria una patch per questi calci d'angolo, perché sono veramente fastidiosissimi. Quindi rimanere un po' più a metà sull'uomo che va sul primo palo e poi, quando va a battere il calcio d'angolo, già switchare sull'altro difensore. Ma vedete, io qui lo faccio mentre la palla sta arrivando, con Koulibaly prendo posizione, ma niente, non riesco. Quindi diciamo che è possibile provare a fermarli, ma come avrete notato sicuramente anche in partita, è veramente molto complicato. Raga, anche per questo video è tutto, a me non resta altro che salutarvi, augurarvi una buona giornata, vi ricordo di lasciare un like, anche se in realtà non ve lo dico mai, però mi aiuta, mi dà una mano, in descrizione trovate piattaforma Viola dove sono live tutti i giorni, e nulla, statemi bene, è stata una possibile rosa, ciao!